Allora, abbiamo qui con noi sullo Stargate, sulle telecamere di Studio 54, ai microfoni del nostro network, Franco. Franco, ti fai vedere un attimo perché ti conoscono tutti. Nando, ti fai vedere un attimino? Guardate chi abbiamo portato sullo Stargate. Nando? Alessi! Un uomo senza limiti, un uomo che non c'è che dire, un artista. Allora, ci vuoi raccontare la storia di Speedy Gonzales? Un attimino, due parole? Ciao, Torrinova! Come al solito gli artisti salutano la folla, quindi ciao Torrinova, lo volete salutare? Voglio ringraziare tutto lo staff e particolarmente tutto il comune, tutti gli amici turisti che sono qui. Allora ragazzi, buon lavoro da parte di Nando, un salutone che vale per tutti. Ciao ragazzi! Nando, ciao, sei veramente un grande. Tu sei di Torrinova? Sì. Sì, proprio di qua. Per me è un onore essere di Torrinova perché ho portato avanti sempre il mio paese e la mia Calabria. Sono andato alla corrida e vado a cantare per beneficenza. Ecco, stavo per chiederti, ma quanti anni fa sei andato alla corrida? Nel 94 alla corrida. E quindi 90... quando c'era ancora Corrado? Sì, e a Roma. E poi nel 95 la Super Corrida a Milano. Guarda caso, ho vinto sia la corrida che la Super Corrida con la canzone Speedy Gonzales. Ce la puoi accennare? Ce la fai, se noi ti diciamo completamente la base. No, non ce la fai. No, perché non c'ho la chitarra. Non ce l'hai la chitarra. Te la faccio io la chitarra. Io voglio ringraziare tutti i turisti. Non avete una chitarra sulla piazza. Nando, guarda che ci stanno riprendendo per mandarci su internet. Va bene, io sono molto onorato di essere in questa bellissima radio nazionale e voglio salutare te, Francesco, e tutto lo staff, che non conosco i nomi, però vale lo stesso. Allora, lui è Francesco, quello che sarà sul palco tra poco sarà Francesco, l'unico che non è Francesco sono Enzo. Ma siete dei bravi ragazzi tutti. Ciao. Per me è un grande onore, e allora stavo dicendo, vado a cantare per beneficenza, per questi bambini ammalati, disabili, queste persone ammalate. E questo ti faccio. Direi che deve partire un grande applauso per Nando Alessi da tutta la piazza. Ok? Devo fare un applauso ancora più grande? Facciamo un applauso ancora più grande? Va bene. Non si sente, però noi possiamo testimoniare che c'è stato un applauso della piazza. Mi dicono perché non vado per la terza volta alla corrida. Ho telefonato al signor Scotti tante volte. Signor Scotti, che non è quello del riso, ma è Jerry Scotti. Jerry Scotti. Ha detto, Nando, tu hai vinto due volte la corrida, devi aspettare ancora un anno e otto mesi. E dopo ti preparo un'altra canzone, fai le selezioni a Palermo e poi ti facciamo cantare la corrida a Roma. Perciò io dico a tutti i... Che prossimamente... prossimamente tornerò a Roma per la corrida, però non per vincere, per fare una canzone per i bambini ammalati. Nando Alessi, un uomo, un mito. Grazie, Nando, per aver partecipato a questa serata. Ricordiamo soprattutto a tutta la piazza in questo momento che sta seguendo Studio 54, anche ai nostri ascoltatori, che se vogliono vedere, conoscere e rivedere soprattutto l'intervento di Nando Alessi sul sito e rivedrete tutto quello che abbiamo realizzato in diretta qui su questa. Il prossimo grande successo è Jean-Mer di Alizé, ancora a Festival Bar 2003, un'altra cosa che arriva direttamente da Studio 54 Network. Grazie.